andiamo su Rimbella. I luoghi parlano, ci raccontano cosa è stato, ci interrogano su cosa sarà. E cosa sarà lo decideremo noi, con le nostre scelte, così come fece Don Bosco. Ma è davvero così facile capire, fidarsi, abbandonarsi? Quando il corpo si ferma, abbassiamo ogni nostra difesa. Quando la mente si svuota, siamo pronti ad accogliere. Quando nessuno parla, è lì che parla Dio. All'età di 9 anni ho fatto un sogno che mi rimase profondamente impresso nella mente per tutta la vita. Nel sonno mi parve di essere vicino a casa, in un cortile assai spazioso, dove stava raccolta una moltitudine di fanciulli che si trastullavano. Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano. È colpa mia. Lui non c'entra niente. Se io non avessi... No, se io non facessi... Sono io che lo rendo così. Dovrei essere più... Più come vorrebbe lui. Lui mi ama, me lo dice sempre e mi chiede sempre scusa. Lui mi ama. Sono io che sono sbagliata. Lo costringo a essere come non è. Mi ama, devo cambiare. Mi ama. Nel sogno dei 9 anni di Don Bosco, i ragazzi sono straordinariamente veri. Sono i ragazzi che abbiamo incontrato in questi 200 anni e che ancora incontreremo. Hanno storie, hanno problemi, sono un gomitolo di contraddizioni. Nel sogno c'è una chiamata per Giovannino. Una chiamata difficile che lo mette di fronte ai problemi dei suoi coetanei. E il nostro sogno ci mette davanti ai problemi dei giovani del nostro tempo. Quel non con le percosse del sogno ci interpella. E rende più che mai necessario andare incontro ai giovani e alle giovani. E dobbiamo stare loro vicini perché l'odio e la violenza continuano ad aumentare e il nostro mondo sta diventando sempre più violento. E noi educatori
dobbiamo essere un'alternativa. Quanta violenza vediamo ogni giorno tra i nostri ragazzi. Il cyberbullismo, con le challenge che spingono preadolescenti e adolescenti fino al limite, come se la vita fosse un gioco. Ma nella vita non c'è un restart dopo il game over, e tocca a noi farglielo capire. E ancora la violenza verbale contro il diverso, contro chi non rispecchia certi canoni di bellezza, contro chi ha problemi fisici o un altro colore della pelle. Noi, come famiglia salesiana, siamo chiamati a intervenire. Ci chiama Dio e ci dà la maestra per farlo. Una madre che ci prende per mano e ci dice: guarda. Quello non era amore. Tutto questo intorno a me è amore. Io devo volermi più bene. Chiama che ti vestirò come una stella viva. Noi, come famiglia salesiana, dobbiamo saper guardare come Giovannino. Quando non riusciamo a vedere le situazioni che vivono i giovani, anche i più tranquilli, quelli che non sembrano avere problemi ma che fronteggiano ogni giorno con la difficoltà di realizzare i propri sogni. E ancora quando non li guardiamo per quello che sono, sia nella forma più autentica e bella, ossia in quella più tragica e dolorosa. In tutte queste situazioni, noi non stiamo rispondendo alla chiamata. E dopo 200 anni, nel nostro tempo, nel nostro sogno, noi dobbiamo guardare. Guardare per costruire l'eternità. Le dipendenze innescano un vortice dal quale non si esce. Le dipendenze innescano un vortice dal quale non si esce. Le dipendenze innescano un vortice dal quale non si esce. Le dipendenze innescano un vortice dal quale non si esce. Le dipendenze innescano un vortice dal quale non si esce. Le dipendenze innescano un vortice dal quale non si esce. Le dipendenze innescano un vortice dal quale non si esce. Non si esce. Stop. Impara. Questo è il secondo verbo che ci dice la maestra del sogno. Dobbiamo studiare, provare a capire, imparare. Così diventeremo umili, forti e robusti per affrontare tutte le difficoltà della vita. Imparare vuol dire essere forti, ma non si parla di forza fisica. È una robustezza che è resilienza, ovvero la capacità di non lasciarci scoraggiare, di non lasciarci cadere le braccia come segno che non si può fare nulla. Imparare vuol dire studiare il male del nostro tempo, ma anche imparare un modo e metodo per educare. E il metodo è tutto nel sogno dei 9 anni, la bontà, il rispetto, la pazienza. Non poche volte i giovani vengono influenzati da sogni degli altri che spesso diventano i loro incubi.
a volte dei genitori, dei gruppi di amici, oppure dei condizionamenti della società. E questo provoca in loro un senso di sfiducia che li blocca. Non ne parlano con nessuno e se anche non cadono nelle dipendenze vivono senza sogni, convinti di non essere mai abbastanza e che in questa società per andare avanti bisogna scendere a compromessi e che il futuro non esiste, esiste solo il presente. Ecco perché occorre esplorare con gli stessi giovani i loro sogni, con la consapevolezza che per ciascuno Dio ha un sogno, un progetto pensato, desiderato su misura per noi da Dio stesso. La vita ha uno scopo. Io ho uno scopo. Questa è la mia storia, il mio sogno da realizzare. Aiutami a realizzarlo. Quanto è grande il tuo sogno su di me, Padre? Scegliere, sognare, decidere, sono tutte cose che implicano assumersi una responsabilità. E tutto questo fa paura. Ma tra le espressioni che ricorrono maggiormente all'interno dei testi biblici c'è sicuramente questa di non temere. Dio ci dice non temere. Ricordo che San Giovanni Paolo II ripeteva ai giovani: non abbiate paura. E io dico a te, ragazzo, non sentirti inadeguato. Questo è il tuo sogno. La povertà crea sogni di cui essere schiavi. Non è sempre un sogno ciò che è sempre un sogno. Non è sempre un sogno ciò che è sempre un sogno. Non è sempre un sogno ciò che è sempre un sogno. Non è sempre un sogno ciò che è sempre un sogno. Non è sempre un sogno ciò che è sempre un sogno. Non è sempre un sogno.
che ci dice la maestra è: sii paziente, dai tempo a tutto, dai tempo a Dio. Tu puoi, con le tue scelte, indirizzare, guidare, influenzare, ma è Dio che fa tutto. L'espressione renditi umile, forte e robusto, alla quale già ci siamo riferiti, serve anche a noi per superare la tentazione di abbandonare facilmente la nostra chiamata o di attendere passivamente che tutto avvenga. Questo pericolo va allontanato con la fortezza e disarmato con l'umiltà di chi è consapevole dei propri limiti, ma sa anche di poter contare sulla costante presenza di Dio. Viviamo in un tempo che ci mette di fronte a piaghe sociali complicatissime. Ma pensiamo davvero che ai tempi di Don Bosco le povertà portassero meno problemi? Ieri i ragazzi erano costretti a rubare, oggi sono costretti a spacciare. Ieri avevano in tasca un coltello, oggi una pistola. E quello che dobbiamo fare noi oggi, quello che possiamo fare, ce lo insegna ancora una volta il nostro padre Don Bosco. Metterci accanto, dare un'alternativa, aiutare a fare la scelta giusta. Affrontiamo i sogni che non sono sogni. Dio parla in tanti modi, opera grandi cose con strumenti semplici. Attraverso la parola accolta con fede, approfondita con pazienza, interiorizzata con amore, seguita con fiducia. Possiamo affrontare tutto così come ha fatto Don Bosco, passo dopo passo, con fiducia e speranza nel risorto e in Maria Ausiliatrice. Non siamo soli, non saremo mai soli perché abbiamo bisogno degli altri per costruire noi stessi e il nostro sogno. Fidiamoci e affidiamoci. Troviamo la nostra vera maestra. Ecco il tuo campo, 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 ecco il tuo campo. Ora mi è tutto chiaro. Il sogno non finisce, il futuro non finisce. Sogno di ieri, sogno di oggi, sogno d'eternità. Tutti i nostri sogni saranno il sogno di Dio. Insieme, il nostro campo parte da qui.
È ora di andare, è ora di sognare, di trasformare il mondo, incominciando dai giovani. È ora di costruire l'eternità. Un sogno che fa sognare, nei sogni, nel tempo, nell'eternità. Un po' di nostalgia, perché tante cose sono già le ultime. Ciao ragazzo!